Grazie Presidente. Allora, oggi è una giornata storica. Per la prima volta in questo comune una maggioranza di governo applica la giusta legalità. Abbiamo una Costituzione, abbiamo delle leggi che governano la necessità nei territori di provvedere a aiutare le famiglie che con dei redditi più bassi non riescono ad acquisire degli immobili. Queste leggi risalgono alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 70 per quello che riguarda la dettagliazione di queste norme. Mettiamoci nei panni delle famiglie che in questi anni, parlo più o meno di circa 20 anni, rispetto a questa amministrazione, nonostante avessero reiteratamente richiesto il rispetto della norma, non hanno mai ricevuto risposta. Questo caso è emblematico. Addirittura un dirigente di questa amministrazione nel 2002 si inventa di sana pianta che nel disciplinare della convenzione di questo piano di zona Tor Vergata, all'articolo 9, siccome c'è scritto che la convenzione si applica a dei soggetti e questi soggetti possono essere compresi o non compresi all'interno della convenzione, si inventa che le cooperative non sono comprese. Cioè, la legge nasce per fare in modo che nei territori i cittadini si costituiscano in cooperative, si associno per insieme coaiutarsi, per poter avere un alloggio a dei prezzi calmierati e questo dirigente se ne esce con questa nota. Questa nota l'amministrazione comunale del tempo non dice nulla. Questa nota va avanti fino a novembre del 2016, amministrazione Raggi, dove questa forza politica fa presente che quella nota era sbagliata. L'interpretazione della legge è un qualcosa che deve essere al di fuori dell'operato di qualsiasi amministratore pubblico. La legge parla molto, molto chiaro. L'intervento pubblico in queste operazioni nei territori, nella maggior parte di questi interventi pubblici, l'amministrazione interviene cedendo un terreno in concessione che ha un valore che la legge dice non deve essere superiore al 20% del prezzo dell'intervento. È molto chiaro, questo 20% quindi deve andare a essere scomputato rispetto a quanto viene richiesto ai cittadini come pagamento dell'immobile. Si chiama prezzo massimo di cessione. In alcuni casi viene applicato il principio anche alle locazioni. In questo caso si parla di prezzi massimi di locazione. Questo è il rispetto della norma, è quanto questa amministrazione, oggi giornata storica, ripeto, dichiara attraverso un atto concreto di voler far rispettare in ogni intervento che è stato realizzato su questo territorio. Significa che non ci fermiamo al piano di zona Tor Vergata. Io vorrei che questo sia molto molto chiaro. È un avviso a tutti gli operatori di questo territorio. Non ci fate perdere tempo. Sappiamo che ci sono dei contenziosi dove richiedete il pagamento di oneri eccedenti questi prezzi massimi di cessione o locazione. Sappiate che noi adesso interverremo uno dietro l'altro in tutti i piani di zona, non ci fate perdere tempo, fate rispettare la legge, rispettatela voi per primi, non abbiamo tempo da perdere, il territorio ha tantissime urgenze, è un appello questo più che una discussione rispetto alla declaratoria della risoluzione del diritto di concessione su Tor Vergata. È un appello molto chiaro. Spero che questa amministrazione vuole assolutamente andare incontro alle esigenze degli imprenditori sul territorio, dei costruttori, perché
ma spero che anche loro capiscano che se riusciamo a governare questo territorio nella legalità, chiunque ne avrà beneficio, i cittadini che acquisiscono degli immobili, acquisiscono delle opere pubbliche grazie al lavoro degli imprenditori e quindi anche gli imprenditori. Grazie.